sufficiente prendere il tasto destro della pedaliera del pianoforte e avviene qualcosa di miracoloso, se ci pensate. Ascoltate, avviene come un respiro. E poi le corde sono libere perché gli smorzatori lasciano liberare la corda. Io trovo questa dimensione qualcosa di veramente speciale, che già mi proietta verso la musica. È come se il pianoforte perdesse i suoi confini. È come se in qualche modo il pianoforte si aprisse al cielo, se ci pensate. Questo è l'inizio del mio album Walking on the Air, perché in effetti l'idea è proprio questa, cioè l'aria che trasporta la musica, che trasporta le vibrazioni della musica e che ci fa fare un viaggio forse un po' aereo, ma che poi in qualche modo incontra le varie realtà, incontra la terra e in fin dei conti, metaforicamente parlando, l'aria rappresenta o il cielo rappresenta uno stato di elevazione un po' particolare, proprio quello che avviene quando si fa musica. Quindi questo è il mio Walking on the Air. Da qui si parte, si compie un viaggio che è costituito da 12 brani. Come dicevo, si incontrano tante situazioni, anche dei contrasti molto forti, come è normale nel corso della vita, come è normale nel corso delle cose. E quindi anche i brani avranno delle identità molto diverse, perché alcuni strizzeranno l'occhio un po' al jazz, altri invece saranno più vicini alla musica classica. E altri ancora addirittura all'etnomusica, soprattutto legata ai paesi dell'est. E il tutto finisce poi con una ninna nanna, una sorta di momento di stasi, di riposo, che però ha un finale particolare, perché come avviene con i carillon, che probabilmente al giorno d'oggi non sono quasi più usati, ma il carillon si fermava in un momento inaspettato della musica, del brano. E questo però dava l'idea, e dà l'idea del fatto che ci si riposa, ma poi tutto riprenderà.